Ciao ragazzi, oggi video diverso dal solito ma davvero molto interessante. Vi daremo 20 consigli per facilitarvi la vita in cucina. Iniziamo subito con il primo consiglio. Pelare i pomodori è un'operazione davvero antipatica, soprattutto quando ne dovete pelare davvero tanti. Ecco come faccio io. Il metodo migliore è sbollentarli pochissimi istanti. Facciamo un'incisione lungo tutto quanto il pomodoro senza andare troppo in profondità. Mettiamo i pomodori nell'acqua bollente e li facciamo stare pochissimi secondi. Ne basteranno 20 o 30. Appena vedrete che la buccia inizierà ad arricciarsi leggermente, li potete togliere. E come vedete adesso, togliere la buccia è davvero semplicissimo e molto veloce. Vi garantisco che il pomodoro non si è cotto e dentro rimane bello fresco. L'insalata di cavolo cappuccio è buona soltanto quando il cavolo cappuccio è tagliato sottilissimo. Ecco quindi come prepararla al meglio. Il metodo migliore per prepararla è utilizzare un pelapatate. Ho tagliato il cavolo cappuccio a metà e adesso lo vado semplicemente a tagliare appunto con un pelapatate. Come vedete escono fuori delle fettine sottilissime. Ovviamente il cavolo cappuccio dovrà essere prima lavato. Condiamo poi con un filo d'olio, del succo di limone e un pizzico di sale e in questo modo in pochissimi istanti avrete ottenuto una freschissima insalata di cavolo cappuccio. Nel prossimo consiglio vi facciamo vedere come tritare il broccolo in un modo veramente velocissimo. Dopo averlo lavato bene sotto l'acqua corrente, anziché dividere tutte quante le cimette una per una, basterà tritarlo andandolo a ruotare e tagliando appunto tutti quanti gli alberelli con un coltello ben affilato. In questo modo, come vedete, ci metto veramente un attimo. E voilà, questo è il risultato. Passiamo adesso agli asparagi. Ecco come li taglio io per non sprecarne nemmeno un po'. Anziché fare pressione e aspettare che l'asparago si spezzi naturalmente e rischiare così di togliere molta parte ancora buona, lo taglio con il coltello. Per prima cosa tolgo una bella parte della punta, che sarà sicuramente buona e morbidissima, e poi inizio con il coltello a tagliare il resto del gambo a rondelline sottili. In questo modo le fibre, una volta cotte, saranno molto morbide e l'asparago sarà delizioso. Tritare gli spinaci quando si sono scongelati è davvero molto faticoso perché diventano particolarmente fibrosi. Ecco quindi come poterlo fare nel migliore dei modi. Quindi il trucchetto è quello di tritarli quando si saranno appena scongelati. Togliamo i cubetti di spinaci dal congelatore e li lasciamo riposare a temperatura ambiente per circa 3 minuti. Quindi quando saranno ancora congelati ma leggermente più morbidi, li andiamo a tritare. In questo modo si tritano veramente benissimo e anche molto più velocemente. In questo modo scongelarli e usarli per le vostre ricette sarà anche più veloce. Vi facciamo vedere ora come mantenere fresche le verdure, come ad esempio rucola, ma anche erbe aromatiche oppure insalata. Prendiamo un po' di carta scottex, ci mettiamo sopra la verdura che vogliamo conservare, in questo caso sto conservando della rucola, la avvolgiamo bene e la bagniamo un po' sotto l'acqua corrente, non dovremo proprio inzupparla. A questo punto possiamo mettere la verdura all'interno di un contenitore e lo chiudiamo con un coperchio. La conserviamo in frigo, in questo modo la conservazione sarà molto più lunga. Quando avete tanto prezzemolo potete preparare un mix per i gratinati. È comodo sia per utilizzare il prezzemolo sia per avere il mix sempre a portata di mano. Per realizzarlo basta tritare finemente il prezzemolo fresco. Lo metto all'interno di un contenitore e aggiungo il pane grattugiato, un pizzico di sale, una punta di aglio in polvere e ovviamente un po' di olio. Mescolo bene e il mix è pronto. Lo metto in frigo e si mantiene bene per più di una settimana. Non so se lo sapevate, ma io ho scoperto da poco come mangiare il kiwi quando si è fuori casa. Forse avrò scoperto l'acqua calda, però è un metodo davvero carino. Quindi se siete fuori casa vi potete portare il kiwi intero oppure lo potete tagliare e comunque lasciarlo chiuso. Lo mettete ad esempio all'interno di un contenitore e poi quando lo dovrete mangiare basterà scavarlo semplicemente con un cucchiaino. Vi facciamo vedere ora come preparare il purè di patate con zero sbatti e pochissimi minuti di preparazione. Lo faccio utilizzando una vaporiera.
Ho lavato e tagliato le patate a cubetti e le ho messe appunto all'interno della pentola che mi funge da vaporiera. A questo punto posso chiudere e mettere sul fuoco. Ci troviamo davvero molto bene ad utilizzare questa pentola vaporiera. Se volete trovate il link in descrizione. Dopo 10-15 minuti circa le patate sono pronte. Adesso le vado a mettere in una ciotola e le posso iniziare a schiacciare per formare il mio purè. Potete mettere gli ingredienti che mettete di solito per prepararlo, quindi del latte se siete abituati a metterlo, io metterò semplicemente dell'olio e del sale. Ed ecco il purè pronto, guardate che bello, ed è stato facilissimo prepararlo. Quando cucinate e magari vi capita di usare la cipolla, quella che avanza spesso se non viene conservata bene si ammuffisce oppure diventa tutta asciutta e brutta e non è più buona. Ecco quindi come conservarla al meglio. E la vado semplicemente ad inserire all'interno appunto di un barattolo che chiudo bene con un coperchio. Potete utilizzare un contenitore qualsiasi, l'importante è chiuderlo. La cipolla andrà messa in frigo, in questo modo la conservazione sarà molto più lunga e si manterrà fresca. Le spugnette che si usano per pulire i piatti in cucina raccolgono davvero tantissimi germi ed è importante invece che rimangano sempre pulite e igienizzate. Ecco quindi come farlo. La sciacquo bene sotto l'acqua corrente, se necessario potete anche insaponarla. La strizzo bene e adesso la posso mettere in microonde al massimo della potenza per circa 30-40 secondi. La spugnetta è pronta per essere riutilizzata ed è pulitissima. Ecco che cosa fare quando avete tanti avocado che si sono maturati tutti nello stesso momento. Ci prepariamo una crema che poi andremo a conservare in congelatore. Taglio gli avocado a metà, tolgo il nocciolo centrale e poi vado a mettere la polpa all'interno del boccale di un frullatore ad immersione. A questo punto aggiungo un po' di succo di limone e un pizzico di sale. Frullo bene fino ad ottenere una crema liscia e vaporosa. Fatto questo non ci rimane quindi che mettere la crema ottenuta all'interno di un contenitore per il ghiaccio. Se volete potete anche utilizzare dei piccoli contenitori monoporzione. Quando lo vorrete consumare basterà lasciarlo scongelare qualche minuto nel microonde oppure in frigo per qualche ora. Con questa base potete anche realizzare i vostri guacamole aggiungendo poi gli ingredienti necessari come i pomodori, la cipolla e così via. Quando volete preparare delle girelle fatte in casa, ad esempio quelle con la cannella e lo zucchero all'interno, ma anche tante altre preparazioni, tagliarle con il coltello diventa molto faticoso. Ecco come preparare delle girelle perfette. Anziché tagliarle con il coltello, le taglieremo con un filo interdentale, pulito, igienico e resistente. Qui ho il rotolino pronto per essere tagliato e lo vado semplicemente a passare sotto il rotolino e poi stringo tagliando la girella. È semplicissimo e vi vengono delle girelle tutte quante uguali e perfette. Adesso invece vi facciamo vedere come sciogliere il cioccolato senza fare il bagnomaria, che personalmente io odio fare. Se avete un piano a induzione potete metterlo al minimo, ad esempio a 2, e mettere i cubotti di cioccolato all'interno di un pentolino. A questa temperatura il cioccolato non si brucia e potete anche non mescolarlo e lasciarlo sciogliere dolcemente. Se avete un gas invece potete mettere comunque al minimo, seguite la stessa identica regola, quindi il cioccolato all'interno di un pentolino antiaderente, però in questo caso lo andrete a mescolare di tanto in tanto con una spatola. In questo consiglio vi facciamo vedere come fare dei pirottini di carta forno fatti in casa, quindi non avrete bisogno di comprarli e vengono fuori bellissimi. Ed è anche un'idea utile per recuperare tutti i ritagli che avete di carta forno. Quello di cui avete bisogno è un bicchiere che sia della stessa dimensione della teglia che utilizzate per fare i muffin. Quindi fate qualche prova, quando il bicchiere entra facilmente all'interno dello spot della teglia è il bicchiere giusto. Appoggiamo sulla base del bicchiere un quadratino di carta forno e lo sagomiamo aiutandoci con le mani. Ed ecco qua, il pirottino è pronto per essere utilizzato. Vi facciamo vedere ora come preparare le polpette in modo veramente semplicissimo, molto veloce e perfetto. Utilizzo il porzionatore per il gelato. In questo modo le polpette avranno tutte la stessa dimensione e soprattutto ci metto davvero pochissimo a prepararle. Le metto su un foglio di carta forno
e poi, aiutandomi con una ciotolina di acqua, mi bagno leggermente le mani e le vado a schiacciare un pochino. Le polpette sono pronte per essere cotte. Impanare le polpette una per una è una vera scocciatura, ma con questo metodo non lo sarà più. Metto sul piano da lavoro un po' della mia panatura, potete utilizzare della farina di mais, del pane grattugiato, oppure io in questo caso utilizzo dei semi di papavero per creare un bel contrasto cromatico. Metto sopra l'impasto e ci formo una specie di salsicciotto. A questo punto lo taglio in piccole porzioni e praticamente ho realizzato già le mie polpette. Impano anche l'altro lato, girando la polpetta su entrambi i lati, appunto, e le polpettine sono pronte, impanate, ed è stato semplicissimo farlo. Adesso vi facciamo vedere come fare dei burger davvero bellissimi. Utilizzo questo coppa pasta, vi mettiamo il link in descrizione, ed è davvero comodissimo. Metto all'interno un pochino di impasto e poi lo chiudo con questa sorta di coperchietto che mi serve sia per schiacciarlo che per farlo uscire. Ed ecco qua il risultato, i burger sono davvero perfetti. Sbucciare le mandorle a volte diventa davvero impossibile, ma con questo trucchetto sarà un gioco da ragazzi. Verso le mandorle in un pentolino di acqua ben calda e le lascio riposare per circa 5 minuti. La buccia si sarà ammorbidita e adesso pelarle sarà davvero facilissimo. Basterà sfregare un pochino la mandorla tra le dita e come vedete la buccia viene via davvero in un attimo. Se dovete spellare molti spicchi di aglio, utilizzate questo metodo e così non vi impuzzolirete nemmeno le mani. Rompo una testa d'aglio e prelevo tutti quanti gli spicchietti. Li metto all'interno di un barattolo, chiudo con il coperchio e inizio a shakerare bene. Agito, agito, agito e in questo modo le buccette si separeranno bene e molto velocemente dal spicchio di aglio. Ed ecco qua il risultato. In un battibaleno abbiamo il nostro aglio pulito. Ragazzi, io spero tanto che questi trucchetti vi siano piaciuti, se è così mettete un mi piace perché ci aiuta tantissimo a crescere e per noi è molto importante. Se vi va iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanella, così potrete rimanere aggiornati su tutti quanti i nostri prossimi video. Adesso però sono curiosa, se avete anche voi dei trucchetti che ci volete consigliare, che magari vi hanno cambiato la vita, scriveteceli sotto nei commenti. Noi vi mandiamo un grandissimo bacio e ci vediamo come ogni mercoledì sempre qui sul canale alle 2. Ciao!